Spaventarsi non è mai giusto, la paura è uno dei principali nemici del sistema immunitario. Il caos, affollarsi in un pronto soccorso è quanto di più contrario al benessere del sistema immunitario. Quindi mantenere la calma, questa è la parola d'ordine. Voi direte sì, è molto facile a dirsi, ma almeno a farsi. No, c'è una tecnica molto semplice che io consiglio sempre a tutti. Semplice come la respirazione, quindi abituiamoci tutti a prendere coscienza del respiro e a contare 5 secondi inspiro, 5 secondi espiro. Effettuando questo tipo di respirazione più volte nel corso della giornata, noi forniremo al nostro sistema nervoso un aiuto insostituibile che ci aiuterà proprio a mantenere la calma quando tutti intorno a noi e tutto vorrebbero farcela perdere. Ma diciamo che a questa domanda posso rispondere rifacendomi al concetto di sovraccarico allostatico, cioè la possibilità di contrarre il virus in forma grave è direttamente proporzionale al nostro stato di salute e al nostro sovraccarico allostatico. Come ho già detto, il sovraccarico allostatico è la somma di stressori cognitivi, emozionali e stressori non cognitivi. Quindi è assolutamente evidente che più leggero è questo carico allostatico e minore sarà la possibilità, anche avendo contratto il virus, che la sintomatologia si aggravi fino addirittura a richiedere un ricovero ospedaliero. Abbiamo tutti parlato dell'alimentazione. L'alimentazione è un fattore importantissimo nel promuovere le difese immunitarie e in particolare per avere un sistema immunitario forte bisogna che l'infiammazione sia antinfiammatoria e quindi praticamente questo che cosa vuol dire? Vuol dire abolire lo zucchero bianco, il saccarosio e tendere a limitare anche il fruttosio, cioè lo zucchero della frutta, ed eliminare tutte le farine a basso carico glicemico, quindi il pane, la pizza, gli amidi in genere. In questo modo, se noi preferiamo più vegetali e legumi, in realtà che cosa facciamo? Facciamo un tipo di alimentazione che spegne l'infiammazione ed è quindi molto utile per aiutare il nostro sistema immunitario. L'attività fisica nel mantenere saldo e forte il sistema immunitario è fondamentale e assolutamente chiudere palestre, chiudere i parchi è quanto di più assurdo si possa fare perché una sana attività sportiva non soltanto fa bene al corpo, ai muscoli, ma è un generatore di cannabinoidi, cioè di sostanze euforizzanti. Quella più famosa, ma ce ne sono molte altre, si chiama anandamide, che è quindi una sostanza che produce quel senso di euforia, quel senso di benessere, che rafforza profondamente non soltanto la psiche, ma anche il sistema immunitario. Quindi assolutamente utile esercitarsi e fare dell'attività fisica ogni giorno per sostenere l'immunità.